Quello che un tempo era il vecchio mulino dell'isola, nel dopoguerra fu acquistato da Armin Werner, un poeta e scrittore tedesco che ebbe un ruolo fondamentale in una delle vicende più controverse del Novecento. Mio padre è venuto a Stromboli nel 1955. Stromboli gli apparve subito qualcosa di particolare. Noi abitavamo a Positano, quindi già era un bellissimo posto, ma non era per lui una patria e lui voleva in qualche modo ricostruirsi un posto dove sentirsi veramente a casa. E poi vide questa rovina del mulino. Dove siamo adesso? Che sembrava una follia questa cosa di Stromboli. Poi mio padre ebbe un indennizzo da parte del governo tedesco per tutto quello che lui aveva fatto per la Germania e con quei soldi lui poté poi acquistare e costruire il mulino. E allora bisogna raccontare qualcosa di mio padre. Quando iniziò la prima guerra mondiale, lui finì nel regno ottomano a Istanbul, poi da là si spostarono da Istanbul verso Aleppo e durante quel viaggio lui fu testimone di tutto il genocidio armeno. Dato che aveva una macchina fotografica, fotografò tutte queste scene del genocidio. Queste foto sono poi diventate la testimonianza più importante del genocidio armeno e quindi è riconosciuto come un eroe da parte degli armeni. Una parte delle ceneri di mio padre sono nel monumento nazionale a Yerevan. Un'altra parte delle ceneri, una mattina mi sono alzato molto presto per non incontrare altre persone, sarei sul vulcano perché il suo desiderio era stato che buttassi le sue ceneri nel cratere. Immaginati un pochino, questo, insomma, non era uno scherzo, ma io feci questo come azione simbolica. Non credo che ci sono molte persone che ti possano raccontare in modo così preciso l'evoluzione di Stromboli. Tu devi immaginare che il mulino era un rudere, lungo la costa erano tutti ruderi, erano tutte case abbandonate. Quindi quello che tu vedi oggi non è la Stromboli di una volta, non è nemmeno la Stromboli del film di Rossellini, che è naturalmente fatta per il film un pochino, il vulcano, le pietre che cadono, insomma, ha drammatizzato moltissimo. Non c'era il verde, perché non c'era l'acqua. Il progresso ha portato l'acqua e l'acqua ha portato il verde. E con questo sono naturalmente successe tante cose. Tuo padre era un poeta, ha scritto qualcosa dedicato a Stromboli? Ha scritto sì delle cose, in particolare c'è una cosa molto bella che è una lettera che mi ha scritto a me quando all'età di quasi 80 anni è salito da solo sullo Stromboli. Che ti voleva dire con quella lettera? La vicinanza a qualcosa che va molto oltre. Perché quando vieni qui e stai solo lì, vivi profondamente questa natura fortissima, è chiaro che pensi a tante cose, da dove veniamo, che senso ha la vita.